Benvenuti sul canale di Access 00, benvenuti in quello che è il primo episodio su Medieval, gioco nuovo, tra virgolette, per PS4. Era uscita la prima versione ormai anni e anni e anni or sono, credo nel 98-99 presumo. A occhio e croce, vedendo anche il copyright che c'è là in basso a sinistra, anche se voi dovreste averci il mio faccione in questo momento, quindi in teoria non lo dovreste vedere. Però, comunque, sono curioso di giocarlo perché io avevo visto in giro dell'originale solamente alcuni gameplay, ma così tanto per fare, non mi ero mai messo a vedere nel dettaglio questo gioco Medieval, quindi in pratica non ne so quasi niente, per me è la prima volta che lo gioco, tutti gli effetti. Quindi facciamo una nuova partita, ho abbassato un po' la musica, perché di solito tende a coprire l'audio, quindi fatemi sapere voi nei commenti se va bene, se volete che la rialzi, che la riabbassi, insomma, fatemi sapere voi le cose, non ci sono problemi, cercherò di fare del mio meglio per soddisfare le vostre esigenze uditive. Allora, nuova partita, c'è uno scheletrozzo che ce la indica, che già ci... ok, ci prende in giro subito all'inizio, partiamo bene. Che c'era scritto? C'è una mano. Bene, la famiglia Adams, ok, c'è, benissimo. Questo è molto tema Halloween, questo gioco, decisamente. Gallower mi sembra che si chiami, non ricordo il posto dove è ambientato. E questo siamo noi. Guardate qui che pro di cavalieri che siamo. Fuoco! Addirittura in italiano, wow. Ok, bello, non me l'aspettavo. Cioè, ho visto il menu, ma il doppiato non me l'aspettavo. Ci sarà una parola in tutto il gioco, però insomma, tanta roba. Oggi come oggi non è una cosa banalissima. Non so se il gioco originale era doppiato in italiano o no, fatemelo sapere voi nei commenti se vi va. Ok, togliamo anche le ragnatele. Salve, scheletrozzo, sorridente, sorriso a 57 denti. La cripta di Sir Dan, che siamo noi. Dan, alzati e cammina. Ti è stata data una seconda possibilità di diventare un eroe. Bene, siamo noi, a tutti gli effetti. Ok? È resuscitato Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Gallowmere, colpito a morte durante la prima carica. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Ah, sì? Tu, io no. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità. Sconfiggere Zaro, entrare nella leggenda. Quindi l'obiettivo, sconfiggere Zaro. Buona fortuna. D'accordo. Buona fortuna. Sir Daniel, allora. Quindi Dan, in pratica. Benissimo. È importante anche ascoltare questi dialoghi per imparare anche come si chiamano i personaggi e tutto il resto. Aiuto. No. Scusa. Just a moment. Almeno ci vediamo un attimo. No, è perché se no io impazzisco. A giocare io impazzisco se non faccio questo. Quindi devo Sei farlo. Sei rimasto disteso per 100 anni. Avrai le ossa rotte. Usa la cripta per abituarti al tuo nuovo stile di vita. Ok, bellissimo il doppiaggio anche qui in italiano. Leggi i libri della cripta di Dan per imparare le basi. D'accordo, ma è uno spettacolo. Cioè, io non me l'aspettavo sta cosa, onestamente. Che è questo? Prima i soldi, poi magari leggiamo, che qui sicuramente mi avrà detto del tesoro. I tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al tuo totale. Puoi usare le monete per acquistare oggetti dagli avidi mercanti Garguglia. Ok. Garguglia, Gargoyle, forse intendono, qualcosa del genere. Non saprei. L'ho vista, di là alla strada. Ora ci andiamo, Aspettate un attimo. In giro per Gallowmere troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore, quindi possono farti tornare di nuovo dal regno dei morti. Usane una quando la tua energia è scarsa per sentirti subito meglio e riempile appena puoi. Va bene, me lo dici anche con che tasto? Ma perché dirlo con che tasto? Hai trovato una bottiglia della vita. Ma andiamo così a caso, che senso di son soddisfazione anche queste. Casomai, se vi va, confermatemi i nomi, se sono corretti, nei commenti,
Perché se è come Zelda che hanno chiamato Hyrule Hirule, mi prende male. Cioè, veramente, sto male a sentirlo dire in quel modo. Quando sei pronto a lasciare la cripta, dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala. Per sbloccare il cancello dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano che spunta dal muro lì accanto. Dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano. Ok. Quindi per uscire di qui io devo trovare una pietra runica. Sarà di qua? Occhio e croce. Non è che ci sono tante strade, obiettivamente, quindi... aspetta. Che ci dice lui prima? Alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali. Provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie. Alcune sono immediate. Altre richiedono un po' di tempo per caricarsi ed esprimere il loro vero potenziale. Se lo dite voi, io mi fido, le proveremo. Bellissime, dicevo, al muro. Tieni premuto cerchio per caricare l'arma. Abbiamo appena preso il nostro braccio. Non me lo sono sognato. È un boomerang. Ok. Va bene. Posso anche rinfoderarlo. Ok, col destro quindi picchiamo là vicino, col sinistro facciamo il boomerang, con X saltiamo. Bene. Soddisfazione, lo siamo rimesso per poco, ma mi è andata così. Sono pugnale, hai trovato dei coltelli da lancio. Quindi con triangolo switchiamo tra le varie armi. Bene, ne abbiamo 100, in teoria potrei anche provarli, ma anche no, dai. Hai trovato la runa della stella. Ottimo. Premi X per saltare. Se ci finiamo dentro, non lo scoprire, Ale. Lascia stare. Non adesso. Tanto capiterà che io ci vada a finire. Quindi a tempo è comodo. Nel corso dei tuoi viaggi nel mondo di Gallowmere troverai un gran numero di oggetti. Mm-hmm. Per vederli o utilizzarli, usa il tuo inventario. Ok. Al suo interno troverai anche il tomo di Gallowmere, che contiene un registro di tutti gli abitanti che hai incontrato e ti fornirà tutte le informazioni che solo una voce fuori campo può darti. Questo è bellissimo. Dai, ma hanno fatto capolavoro, che poi è doppiato bene, è doppiato veramente bene. Cioè, almeno a me piace questo tipo di doppiaggio per questo tipo di giochi. Quindi, insomma... tanto di cappello a coloro che hanno fatto il doppiaggio, onestamente. Allora, Sir Daniel Fortesque, il nostro assoluto protagonista resuscitato in quest'epoca di meraviglie. In vita non era nient'altro che un fallito, un codardo, un imbroglione e un cascamorto, letteralmente. Eppure dopo il suo risveglio sembra diverso. Che sia la sua occasione per riscattarsi? Zarok dovrebbe fare più attenzione a dove lancia le sue magie. E questo chi è invece? Morte nel verme. La ripartita di Dan rese morte e molto felice. Immagino perché. Certo, all'inizio si è dovuto dare da fare, ma ora la sua nuova residenza è proprio come la desiderava. L'abbiamo nell'occhio? Ovviamente la risurrezione di Dan lo ha sconvolto, ma Morten è pronto a tutto pur di difendere la sua casa, cioè il suo amico, e farlo di nuovo riposare in pace al più presto. Dai, sono bellissime queste descrizioni! Ma che figata! Gargoglie guida. Sì, è una sorta di gargoyle, quindi. I batacchi delle porte, il gargoyle, è vero. Ok, riesci a immaginare quanto sia frustrante essere una creatura senziente, anzi, persino saggia, e ritrovarsi per sempre attaccati a un muro? In questo caso è attaccata a un muro, ok. È normale che questi poveretti siano scontrosi. Dopotutto passano il tempo a origliare e parlare male di tutti gli avventurieri di passaggio. Ma che spettacolo. Zarok. Che ci dice di Zarok? Sembra che l'interesse di Zarok per la negromanzia sia nato dall'ossessione di voler resuscitare il cagnolino che aveva da piccolo. Riflettiamoci, non è tragico? L'unico desiderio di quest'arma, di quest'anima in pena, scusate, è comandare le forze dell'oscurità, schiavizzare il genere umano e giocare un'ultima volta con il suo adorato Fuffi, la soddisfazione di una vita. Ok, perfetto, bene. Dopo aver letto questo possiamo anche andarcene, ma perché? Spada corta. Premi triangolo per scambiare le armi. Quindi ora finalmente al posto del braccio usiamo la spada. Bene. Hai trovato lo scudo di rame. Abbiamo pure lo scudo adesso. Cioè alla faccia. Che c'è il teschio davanti. Ma io sono... stavo per finire dentro l'acqua, lo sapete? Mi è tornato in mente all'ultimo istante proprio di dover saltare. Stava per finire molto male. Cioè, ci deve dire niente qui il Gargoyle. Salve. Scusi, ho tutto. Lascialo in pace.
Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Non ci interessa. Ci stava ridicendo le stesse cose. Quindi, posizioniamo la runa. Forse, ok. Non ho dovuto neanche premere niente. Telecamera sulle scale è un po' fastidioso, ma va bene. Trova Zarok seguendo la sua diabolica odissea attraverso Gallomir. Per scovare l'uscita in un'area ti basterà cercare la traccia maleodorante lasciata dalla sua melma magica. Cercheremo di fare il possibile. Ovviamente è la prima volta che lo gioco, quindi non aspettate che io trovi subito segreti, eccetera. Molto probabilmente me ne sono anche persi in questa prima parte, se ci sono, non lo so. Cercherò di fare il possibile, sono un tipo che esplora parecchio nei giochi. Però i segreti, visto che è un gioco comunque vecchiotto nella sua base, i segreti erano ben nascosti. Perciò se mi perdo qualcosa, abbiate pazienza. Cerchiamo comunque di gustarci il gioco al meglio. Allora, il cimitero. Ok, mi è sembrato molto corto la prima parte. Non so se fare anche questa seconda oppure no, perché altrimenti mi sa che il video diventa veramente troppo corto forse. Inizia a comportarti da eroe ed elimina qualche zombie indifeso. So che sembrano scontrosi, ma è solo perché si sono appena svegliati da un lunghissimo sonno. Bene, quindi come ha tirato su noi, si è svegliata anche tanta altra gentaglia? Ok, dai, facciamocelo anche questa parte. No, nel caso venga troppo lungo il video, male ci penso io in fase di montaggio. Dai, ve lo divido in due, non lo so, qualcosa del genere. Ma ho voglia di proseguire un altro po' perché mi sembra veramente carino. Mano! No, Mano, calmati! Mano! Volevo prenderla, evidentemente anche no. Ma ce ne sono tanti di mani, quindi allora non è una sola. È proprio un cimitero fatto di mani. Va bene, procediamo alla distruzione. Hai sbloccato una nuova voce? Oh, per il tomo era qui. Credo sia tra i nemici, zombie. Che ci dice? Erano non morti prima che questo diventasse una moda. Ok, va bene. Con questo hanno vinto tutto. Il tuo cervello sarà anche decomposto, ma questo non impedirà loro di provare a mangiarselo. Basta qualche colpo per abbatterli, ma non sbagliare mira, sarebbe un po' imbarazzante. Credo di averla sbagliata perché mi hanno toccato, che l'ho lassù in alto. Mi manca un po' di vita, quindi. Bentornato nella tua adorata Gallomir. I maleodoranti defunti sono tornati per danzare assieme agli esseri senza vita e vogliono farlo sul tuo cadavere. Non si poteva danzare tutti insieme, eh? Io l'ho detto tanto per dirlo, già che c'eravamo. Ok, vedo... A sinistra vedo roba. Non lo so, magari... Ho detto magari ci si entra, ma anche no. Volevo provare. Aspettate un po'. Ho i coltelli da lancio, proviamoli, no? Alla faccia, fanno anche male. Non i coltelli da lancio, fanno male i nemici. Ok. Ci è voluto più del previsto. Proviamo la carica. Sì, lo so, sto perdendo vita a caso, ma non riesco a... Oh, ora Ale. Ora o mai più. Wow. Se lo carichi completamente è un bell'attacco, il coltello da lancio. Non è male. Devo ancora capire bene quanto ci vuole per togliere di mezzo uno zombie, quanti colpi ci vogliono tra il colpo caricato e il colpo normale. Insomma, è una bella cosa questa, onestamente. Non c'è la schivata? Quindi devo semplicemente picchiare? Che non mi schiva, vedo, quindi... è che posso farci molto. Queste cose violacee... sono tipo animi. Quella piccola luce che ti segue è un fuoco fatuo. Ah. Gli eroi del salone non dovrebbero intromettersi negli affari dei mortali. Ma quando hanno saputo che Sir Daniel Fortescue ha avuto un'occasione per riscattarsi, beh, hanno deciso di darti una mano con la tua scarsa percezione della profondità. Il fuoco fatuo girerà attorno ai nemici, aiutandoti con la mira per gli attacchi a distanza. Okay. Ma ti indicherà anche le cose da guardare più da vicino. Perfetto. È una specie di aiuto, quindi una specie di mira automatica più altre cosette. Va bene, d'accordo. Ma scusate, ma io riesco a... Ah, facendo così si riesce a non essere colpiti. Ok, devo imparare, ragazzi. È la prima volta che ci sto giocando, quindi devo imparare. Scusate un attimo la mia inettitudine momentanea. Hai trovato la runa della terra. Qualcosa ne farò, no, di questa runa della terra alla fine.
Dove devo dannà? Li ho visti, ce ne sono diversi. Vai, perfetto. Quindi colpi brevi e veloci di quadrato ci tolgono di mezzo i nemici in batter d'occhio. Questo che cos'è? Una specie di pozza di vita? Non lasciare che gli zombie ti fermino. Puoi curare le tue ferite camminando su questa fonte miracolosa. Ok, fonte miracolosa la chiama lui, va bene. Sì, la runa della terra l'abbiamo, ora arriverò lì a me... Cioè, è la runa della terra quella che abbiamo? Sì, perché questa è la runa del caos e noi non ce l'abbiamo. C'era qualcosa di qua? Ci si può andare? Direi di no, però non ci metterei la mano sul fuoco, eh. No, no, facciamo così, distruggiamo tutto con le armi ravvicinate, perché siamo delle belve. Se la gente mi cade anche davanti, tanto meglio, non è che io mi lamento, voglio dire, perché lamentarsi? Addirittura abbiamo già trovato anche la runa del caos. Wow. La telecamera ogni tanto sbarella, ma però è soddisfacente. Che cos'è che ho appena preso io? Soldi. Generici, mi sembrano. A volte può essere utile guardare il mondo da un altro punto di vista. Ogni tanto prenditi qualche secondo per ammirare le bellezze della nostra Gallomir. Tieni gli occhi aperti, potresti trovare qualcosa di interessante. È tipo la parte retrostante qui davanti, l'avete visto? Se non ci guardavamo, non l'avremmo mai trovata. Oppure mi sta indicando qualcosa qui dietro di noi, eventualmente... Magari che mi sono appena perso. Che conoscendo il sottoscritto è probabilissimo. Anzi, è più che probabile, è quasi certo. Ci ho provato. Dai, questo mi sembrava proprio un passaggio segreto, onestamente. Mi sapeva proprio di passaggio segreto proprio tranquillamente, ma invece no. Ok, questa è più problematica del previsto. Lo so che c'è cerchio, che fa una specie di giro così. Però perché rischiare di vincere senza essere colpiti? Quando mi posso far far male in questo modo? Scusate, tanto abbiamo la pozza. Perché no? Io la chiamo pozza, ormai per me questa è la pozza, Almeno scopriamo anche se ha un limite. Cioè se si consuma, se finisce prima o poi oppure continua all'infinito. Che può darsi tutto, Sì, vi ho visti, ragazzi, vi ho visti. Easy. Mette in pausa il mondo, se leggo. Leggi. Ricorda? No. Non c'è nulla che possa sfuggire agli occhi di un angelo. In che senso? Sta parlando del nostro fuoco fatuo? O sta parlando di quest'angelo? Funzionato, ma vieni qui, grandi! Che è questa fa? No, che devo fare? Fermi, calma. Questo oggetto è il calice. Ogni volta che elimini un nemico con un'anima, il calice si riempie un po'. Quando sarà pieno, potrai raccoglierlo. Così sarai degno di entrare nel sacro salone degli eroi per ricevere una nuova arma. Puoi trovare un calice in ogni regione di Gallomir. Ma sono tutti nascosti o ben sorvegliati. Solo un vero eroe sarà in grado di raccoglierli tutti. Noi siamo veri eroi, ma anche no, non tutti i nemici hanno un'anima. Uccidendo quelli che ce l'hanno riempirà il calice. Quando sarà pieno potrai prenderlo. Quindi devo semplicemente continuare ad esplorare fino a che non riempio il calice. Va bene, basta saperlo. Io credo che sia quella la percentuale. Siamo all'85% già, non manca purtroppo effettivamente. Ma allora l'abbiamo iniziato, diciamo, a riempire già da prima. Perché quella percentuale vedo che è dall'inizio del livello che sale. Positivo, eh? Oltre questi cancelli scheletrici si trova il mondo dei vivi. La chiave scheletrica è in mano al demone della vetrata, signore del mausoleo in cima alla collina. Il demone della vetrata? Davvero? Il demone della vetrata si chiama?
No, io lo voglio vedere ora questo demone della vetrata. No, lo esigo di vederlo questo demone della vetrata, veramente, cioè, per forza. Non è che bastano questi? No, siamo al 96%, manca veramente più poco, ma non... Ci ho provato. Ah, si prosegue da questa parte, ok. No! Ups. No, no, no. Esci! Ho sbagliato io! Sì, aspetta un attimo! Che ora torniamo a prendere il calice. Volevo comunque finire di ripulire un attimo sto posto. Finalmente possiamo tornare al calice. Non è che c'è qualcosa qui, no. Fuoco fatuo obiettivamente non sembra dirmi niente. Trovare la strada d'uscita per questa zona è particolarmente ostico e rognoso. È difficile, ma va bene, l'abbiamo fatto. Quindi c'è il calice, nuova arma. Alla fine del livello me la dai? Lo prendo come un sì. Cioè, armi a distanza, armatura. Io lo prendo come un sì. Spero semplicemente di non sbagliare, onestamente. Vi giuro che quella strada sembra, sembra senza sfondo. L'avete visto? Come è messa? Sembra veramente che non ti porti da nessuna parte, invece poi... Ma che ci sale? Ah. Aspettate un po'. È perché io tendevo a non salire, ma... Seleziona oggetti. Ah, questi sono quelli... Sì, ma anche meno! C'è una pausina ogni tanto, no? Ok, va bene. Scorte, acquista coltelli del lancio. Non ci servono i coltelli del lancio. Non mi interessano i coltelli del lancio. Mi interessa lo scrigno. Che ci dà monete. Nel caso troviamo qualche altro di loro. Tipo i cosi. Vedete, non è che mi... Sconfifferino troppo. Obiettivamente non ci facciamo colpire. E mi servirebbe adesso, Ale, perché tu stai prendendo botte clamorose continuamente, ripetutamente. Quindi forse non farti colpire non sarebbe una cattiva idea. Un'idea malsana ogni tanto, Ale. Sarebbe anche utile, per il sbaglio. Ma c'è questa roba. Ok. Non avevo notato che si potevano rompere le lapidi. Ci ho notato... No! Ok, ce ne sono altre due. Ma questa acqua non è velenosa? Che è positivo. Tu dove vai? Torna giù, maledetta. Per un attimo mi erano sembrati degli scudati di Mario Plus Rabbids. Ve lo garantisco. Hai trovato lo scudo di rame. Quindi ho un nuovo scudo. Che ci dice? Divertiti pure a sguazzare nell'acqua bassa, ma ti avverto, non provare a nuotare. I diversamente vivi hanno qualche problema di galleggiamento. I diversamente vivi è bellissimo. È letteralmente bellissimo. Quindi devo stare attento a dov'è l'acqua bassa. Tipo, io credo che questa sia acqua alta. Quindi forse cercare di saltare il più avanti possibile è la cosa migliore. Ma scusatemi, ma... No, Ale. Calmati, dannazione. No, mi è tornata in mente una cosa. Ma quella porta che avevamo lasciato indietro. Nel frattempo mi ricarico un po' di vita. Almeno mi riporto a pieno. Serve a qualcosa o è completamente useless? Vado a controllare e ci rivediamo. O qui o a quella porta se succede qualcosa. Perfetto, sono tornato qui perché non si andava da nessuna parte. Invece c'è un garguglia. Fa attenzione, Zarok aspetta al di là di questi cancelli. Il maestro incontra il demonio del mausoleo, ordendo le congiure più immonde. State alla larga, figli di nessuno! D'accordo? Cerchiamo di fare il possibile. Dovrebbe esserci il demone della vetrata lassù in alto, no? Era questo che ci diceva. Se c'è una boss fight, la facciamo, altrimenti finisco l'episodio qui. Qui vengono rarati i più potenti eroi della storia. Al momento non sono molto interessati e non so fare cosa. Ma
Per il momento ci salutiamo, perché vedo che di là c'è anche modo arrivare a dargli... Cioè, modo salvare? No, eh? Cioè, devi da morire, praticamente. Benvenuto nel Salone degli Eroi, dove i guerrieri più coraggiosi della storia trascorrono l'eternità, festeggiando, cantando e misurandosi a braccio di ferro. Bene. Se ti reputano abbastanza valoroso, potresti convincerli a consegnarti una nuova arma. E lui mi piace il giusto, come doppiatore. Piace molto di più la tizia. No, non c'è assolutamente niente. È sbloccata una nuova voce. Tipo del tomo. Che cos'era la nuova voce? A parte gli eroi, ai più grandi paladini di Gallowmere è riservato. Di Gallowmere. Gallowmere, scusa, scusate, è riservato un posto nel Salone degli Eroi, un circolo esclusivo in cui si entra solo compiendo gesta incredibilmente nobili. Chi gestisce questo posto, come trascorrono l'eternità gli eroi? Non è dato saperlo, ma questi sono gli eroi più valoriosi mai esistiti e meritano qualsiasi cosa si stiano godendo lassù. Bene. Dei mercanti, invece, anche nel Medioevo esistevano distributori progettati per estorcere oro agli eroi più sprovveduti. Estorcere oro è bellissimo. A volte sono previsti sconti per i clienti più assidui. Basta non chiedere al mercante da dove prendere le sue merci. Non lo voglio sapere, onestamente. Non credo ci sia nient'altro, quindi... Ok. Se desideri rendere omaggio agli eroi, posizionati davanti alle rispettive statue e attendi che i loro spiriti ti guidino. Credo di doverlo fare? Facciamolo. Parla con l'eroe. Captain Fortescue, sono io, Tim l'astuto. Come va la battaglia? Quanto vorrei combattere al vostro fianco, capitano. Ma aspettate, potreste usare il mio arco, è rapido e può far rimbalzare le frecce contro il muro per tirare negli angoli. L'ho usato nella battaglia di Gallowmere. Dopo che siete caduto, ho abbattuto l'Orcardoc, il campione di Zaro. Un colpo preciso nell'occhio, lanciato da 1000 metri circa. Alla faccia! E certo, non che ci sia da vantarsi per aver colpito l'occhio di qualcuno, capitano. Oh, arrivederci, capitano. Sembra Ciubecca, qualcosa di tipo Ciube. Hai ottenuto la balestra, grandi. Quindi nuova arma, in pratica. Urca alla faccia. Non me l'aspettavo, sinceramente. Quindi credo che possiamo anche uscire di qui adesso. Si sbloccheranno nuove zone più avanti, credo. Solo quando sarai degno del titolo di eroe avrai la possibilità di accedere ai livelli superiori di questo salone. Non appena avrai reso omaggio a tutti gli eroi del salone inferiore, le scale eteree si materializzeranno. Mi sembra più che giusto, mi sembra una cosa concreta. Apriamo? No? Non si apre. Beh, direi che è un caso di tornare indietro. A meno che io non possa prendere nient'altro qui dentro. Ma non mi sembra. Tra l'altro non vedo neanche altre zone. Quindi devo tornare via. Vuoi lasciare il Salone degli Eroi? Sì. Ci siamo visti anche il Salone degli Eroi. Volevo salutarvi, ma ormai ci eravamo. Ci siamo visti anche il Salone. E sono soddisfazioni anche queste. Da generazioni gli scudi salvano gli eroi da non so cosa. Ma va bene così. Quindi abbiamo sbloccato una nuova zona, in teoria. E sarebbe la collina del cimitero? Ma non era quella dove, in teoria, eravamo noi? Il mausoleo si trova in cima alla collina del cimitero. La strada è impervia, ma un po' di esercizio non può che fare bene le tue vecchie ossa. Ok, d'accordo. Se lo dici tu, va benissimo. Magari se troviamo la chiave devo tornare indietro per aprire... Cioè, se battiamo il diavolo della vetrata devo trovare la chiave. Cioè, prendiamo la chiave e quindi torniamo indietro per aprire quella porta di prima. Forse? Qualcosa del genere. Beh, troppo di cimitero, ci sta tutto. Che sia mai, quello è... È il nostro nemico questo? O è il demone? Anche nella tomba il vecchio nemico mi perseguita. Sei arrivato troppo tardi, Fortescue. Il mio esercito è già resuscitato. Non riuscirai ad uscire da questa necropoli. Siamo sicuri, Fortescue. No. Che? Smettetela! Hai sbloccato una nuova voce del tomo. Non adesso, non ora, non in questo video.
Ci salutiamo qui per questo primo episodio, saranno due, non lo so, lo vedrete voi poi durante appunto la visualizzazione su YouTube, se l'avrò diviso oppure no. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, fatemi sapere cosa ne pensate di Medieval, se lo prenderete, se lo acquisterete, se l'avete già acquistato, se lo state già giocando anche voi. Quello che volete, vi ricordo che è su PS4 e condividete questo video sui vostri social, così mi date una mano a crescere come canale e noi ci vediamo alla prossima.